12 e 21. Vediamo cosa possiamo mangiare. Allora, io direi a pranzo di fare i cuori ripieni, questi qua, con burro normale, così almeno vediamo dentro il ripieno se è buono. Per cui prendiamo questi. E poi questo lo mangiamo dopo, il formaggio. E poi tiriamo fuori questo per secondo, per cui facciamo questi qua per secondo. Questa la apriamo e la mangiamo per stasera. Invece questo è il dolce per dopo, per cui ci mangiamo questi. Intanto li mettiamo nel frigo, così almeno dopo abbiamo il dolce. Invece quello lo mangiamo stasera, che è la pizza. In forno, che facciamo prima, l'odore sembra buono, sono di cuoricini, sono pronti, vediamo come sono, ah proprio così, che parole, proviamo assaggiarlo, perché in teoria sì, sono spiaccicati. Pensavo molto più buono. Pomodoro non si sente. Sembra di mangiare la ricotta. Mozzarella di bufala a me non sembra. A me sembra ricotta che mozzarella di bufala. Ma tu pensai che si sentiva? Sono buone, eh? Perché sono buone. Però mangiabili. Non è che sono il massimo, che tu dici wow. Non li ricomprerei, questo è sicuro. Però sono buoni. Proprio complimento. Mi stavo dimenticando questi. Allora, questo c'è solo la forma del gran padano, la forma di cuore. Però non è che sono, cioè, sono carini da vedere perché sono a forma di cuore. Però anzi, mi più grano muore. Questi sono le crocchette con il formaggio. Proviamo anche questi qua. Come forma sono carini. Proviamo.
Allora, sa di pollo, ma senti, leggermente. Sono leggermente piccanti, per cui se non vi piace il peperoncino direi di che non li comprate. A me non mi piace il peperoncino, pensavo anche questi molto più buoni, invece direi bocciati. È carina la forma, ma se devi mangiare non sono una cosa wow, cioè proprio leggermente piccanti. Invece il formaggino, sa di formaggio. Ce n'è uno piccante, uno con la spezia sopra, questo è vuoto. Questo è di formaggino ed è buono, di solito lo compro quasi sempre, per cui è buono, però non mi convince questi qua, perché sono leggermente piccanti, per cui un po' bocciatini. Passiamo al dolce, che sono questi mochi. Sono fatti così. Andiamo. Ma sono molli. Sì, sono molli. Proviamo un mocio. Un mocio. Allora, sa ovviamente di gelato alla vaniglia. Mamma mia, è congelato. Dobbiamo aspettare un po'. Allora, questi sono buonissimi, perché sono uguali identici a quelli che mangiamo dai cinesi. Faccio dentro il gelato alla vaniglia e sa un po' di tipo mirtillo. Questo ve lo straconsiglio perché è buonissimo. Peccato che c'era una confezione, perché se no ne prenderei un bel po'. Buono. Questo
questo è il regalino che mi ha fatto per San Valentino. Questa tazza con il gattino, fatta così, e poi dietro c'è un altro. You are poor fed. Perfetto. Boh, non so cosa vuol dire. Comunque, fatta così, te la puoi riutilizzare. Poi questi sono i fiori. Ci sono due rose rosse, e fatte così. In poche parole. Questo è già caduto. Comunque questo è il regalo. Che mi ha fatto. Buongiorno. Allora, io questo vlog lo sto facendo lo stesso perché ovviamente avevo comprato le cose, eccetera. Allora, se ero in condizioni pessime, che stavo proprio male male, allora non lo facevo questo video. Però da stamattina che non sto bene. Di solito io i video non li faccio quasi mai quando sto male. Però dato che era un vlog, allora volevo farvi vedere anche la realtà, diciamo. Niente, l'inizio l'ho fatto un po' così, come vedete, ho iniziato a mezzogiorno, eccetera. E allora ho detto, vabbè. Il problema è che non stavo bene, per cui ho iniziato il vlog come avete visto. Il vlog lo finisco lo stesso, per cui adesso, fino a stasera lo finisco, cioè nel senso vi faccio vedere le cose che mangiamo, le cose di San Valentino, eccetera. Non sarà un vlog, diciamo, come gli altri, ma ovviamente è un vlog a tema San Valentino, dove vi faccio vedere le cose che ho comprato a San Valentino e li mangiamo insieme con le recensioni. E ovviamente vi faccio vedere, vi dico anche la mia di cosa ne penso, se sono buoni. Io adesso sono nel letto, però non sto tanto bene perché ho un mal di gola forte, raffreddore, un po' di influenza con la tosse, eccetera. E niente, per cui continuo a fare lo stesso vlog, vi mostrerò poco la mia faccia, eccetera. E niente, ovviamente i video che vedete in queste settimane sono già registrati anche se io non stavo bene. Allora, avevo fatto lo stesso i video anche se non stavo bene. E mi hanno dato la malattia fino a lunedì, per cui in poche parole niente, in poche parole questo. Adesso devo andare a portare le chiavi lì al lavoro e basta. Per cui ci sentiamo dopo e vediamo stasera che cosa mangiamo. E vi dirò poi se sono buona o no. Scusate per la mia condizione, ma ripeto, è il primo vlog, il primo video che registro quando sto veramente un po' male. Infatti sono nel letto, non sto bene. Starò almeno quei 5 giorni in riposo, in poche parole. E niente, vabbè, adesso, detto questo, ci sentiamo dopo, più tardi, che vi farò vedere le cose da mangiare. Scusate se sarà un vlog un po' così diverso, ma non doveva essere, diciamo, non avevo contato un vlog dove stavo male, però vabbè, lasciamo perdere. E niente, ci vediamo dopo perché non mi piace farmi vedere in queste condizioni un po' brutte, perché diciamo che sembra che sto impazzendo. Vabbè, lasciamo perdere, ci vediamo dopo che è meglio.
Questa è la torta che ovviamente mangiamo stasera, ve la faccio vedere adesso perché è quasi praticamente pronta e vi dirò se è buona oppure no. Per cui direi che la proveremo insieme. Allora, pensavo più leggermente più grandi e leggermente più carine, invece questa è la pizza. Ovviamente sarà pizza margherita semplice, per cui niente, dato che non sto tanto bene e non ce la faccio a farmi vedere, quando vi farò vedere che è pronta vi metterò di fianco se ottima, cosa ne penso, eccetera, sia questo che la torta. Per cui scusatemi, ma è meglio che concludo qua il video, vi faccio vedere solo queste due cose da mangiare, torta e pizza già fatte. Vi scriverò qua sotto, ovviamente, cioè qua sotto, qua nel video, cosa ne penso, se ne vale la pena. Poi quando mi riprenderò ve lo dirò in un altro vlog. Scusatemi, ma sto proprio male, non ce la faccio a dirvi e a tanto meno farvi vedere. Mi dispiace. Intanto la metto in cottura.